trovati nel mio canale. Nel video di oggi vi voglio far vedere i prodotti che ho finito in questo mese e parto subito con il mangiapolvere della Emulsio. Questa è la profumazione Magnolia e Gelsomino. Io l'Emulsio l'avevo comprato tantissimi anni fa e non so perché non ne avevo un gran bel ricordo. Infatti, da allora sono andata ad acquistare sempre il pronto, quello spray, però ultimamente un po' perché avevo voglia di una profumazione diversa in casa, sono andata a riacquistare lui e devo dire che non mi ci sono trovata per niente male, anzi, tempo fa in offerta sono andata a prendere l'altro emulsio, quello con il tappino verde, mi sembra. E ora incomincio a provarlo e devo dire anche una cosa, forse mi sbaglierò, io non lo so, ma confronto allo spray del pronto, mi sembra che lui mi sia durato anche di più, eppure io spolvero sempre ogni mattina, sicché a regola dovevano avere la solita durata di tempo, invece lui è durato davvero tanto. Poi Bio4 Plus, questo è un detersivo lavatrice igienizzante con olio essenziale di bergamotto. Io l'ho comprato da Tigotà, mi ci sono trovata bene, infatti ne ho già acquistate altre confezioni. Ora, sul potere igienizzante, bisogna anche andare a fiducia, sinceramente. Non saprei come fare a verificare se il bucato davvero è igienizzato, però devo dire che il profumo è buono, non è una profumazione fortissima, forte, però si sente e lascia al bucato un buon profumo di fresco e di pulito. E ve l'ho detto, sono già andata ad acquistarne altre confezioni. Poi, Candeggina Mousse della Coop. Questa volta io lei l'ho acquistata perché quando mi occorreva l'altra, quella ace, non l'ho trovata, era un Coop e allora ho acquistato lei che era anche in offerta. Devo dire, non è a livello della spray candeggina dell'ace, però è buona, il suo dovere lo fa. A volte anche per alternare anche il costo dei due prodotti andrò a riacquistarla sicuramente. Poi il Bref brillante per il bagno con aloe vera. Io lo avevo acquistato pensando che fosse un prodotto più facile da andare a sciacquare. Io sciacquo sempre con acqua i sanitari quando li pulisco, non mi piace spruzzare un prodotto e passare poi un panno. Pensavo con lui, non dico di poterlo fare, ma quasi, invece fa tanta schiuma quando andate a spruzzarlo. Sicché se devo sciacquare con tanta acqua, preferisco allora che il prodotto vada anche a igienizzare. Dice che igienizza, per quell'azione lì preferisco però andare a utilizzare altri prodotti. Comunque, il suo lavoro lo fa, il profumo è buono, magari in offerta posso anche andare a riacquistarlo. Poi, per dare solo profumazione al bagno, perché sinceramente non vado a igienizzare il bagno con lui, però alle volte se so che ho degli ospiti, magari il pomeriggio o la sera, a me piace prima andare a ripassare i bagni e uso sempre lui perché ha un profumo buono, ha il profumo della Ambipur e rimane anche a lungo, sicché per questa motivazione qui lo vado a usare sempre. Poi, nota dolentissima di questo mese è il favoloso sgrassatore universale al profumo di lime e limone. Dice che sgrassa e combatte gli odori. Sgrassa in maniera normalissima, io aggiungerei combatte e uccide gli odori con il suo profumo, perché è un profumo fortissimo. Ora, io non sono per le profumazioni dolci, preferisco proprio la profumazione del limone e lime perché non sono dolci, però loro sono troppo.
troppo troppo troppo, io dovevo stare attenta quando andavo a spruzzare il prodotto che non mi venisse proprio questa tanfata di odore fortissimo che dava noia anche alla gola. Non lo acquisterò mai più. Poi il Napisan, questo è quello igienizzante con il potere sgrassante. L'ho provato, io uso sempre l'altro, il classico, però anche con lui mi ci trovai bene. Continuo ad acquistarlo, magari alterno per avere delle profumazioni diverse, anche perché io il Napisan lo uso davvero tanto e lui è buono. Poi con il Napisan si va sempre sul sicuro. Poi il finish gel, ormai lo sapete, per la lavastoviglie uso quasi esclusivamente questa marca. Aspetto sempre che sia in offerta, ne faccio una buona scorta, così non sono mai senza. Buono. Poi bagno schiuma della Neutromed, questo dice idratante, buono, io lo trovai in offerta, ne acquistai un po' e ce l'ho sempre come scorta. Poi acquistai in offerta anche lo Splendor, il balsamo, attratta penso più dal prezzo basso perché era anche in offerta, schiera era ancora più basso, ma penso che non lo prenderò più perché sinceramente per il solito prezzo, poco di più, ci sono prodotti secondo me un po' più buoni, lui non lo prenderò più. Poi finalmente, ma non perché non sia buona, anzi, io prendo sempre questa. Forse magari c'è e non lo so, dovrebbero fare per me la confezione un po' più piccola perché avevo paura che alla fine andasse anche a male. Perché non sono costante con queste cose, però questa crema al burro di karité della Mil Mil è davvero buona. Il barattolone grande per me è troppo. Però l'acquisto sempre perché comunque rende davvero i capelli morbidi, però magari fatelo anche più piccolino, Mil Mil, perché io non sono regolare con queste cose, una volta la faccio, quattro volte no, sicché potreste farlo anche un po' più piccolino il barattolo, che poi in casa occupa anche meno posto. E niente, questa comunque è approvatissima. E penso di aver finito qui. I prodotti di questo mese non sono tantissimi, anche perché durante il mese sono andata a provarne altri che ancora non ho finito. Magari ve ne parlo il prossimo mese. E niente, a me come sempre non resta che mandarvi un grande bacio e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!